per quanto riguarda l'Olanda. Telecamere però si fermano sul corpo libero. Io intanto seguo la prova di Luigi Cozzolino. Un lieve sbilanciamento nella serie acrobatica flick salto, ma controllato bene. Di artistica, anche qui una leggera incertezza da parte di Giusi, è stata chiamata appunto a salire per prima in questo difficile attrezzo, in questa difficile specialità della ginnastica femminile. Buona Ma Cozzolino che vediamo per la prima volta oggi impegnata. No, abbiamo visto anche da Cireale, era anche lì. Patrasso. Sì, oggi è Patrasso, certo, scusa, pensavo che ti riferissi all'esordio. Complessivamente. Sì. Uno sbilanciamento abbastanza ampio, però controllato. Giuseppina Cozzolino del centro sportivo Bollate. Conclude la sua prova, una prova dove comunque una certa... un po' di incertezza è stata denotata, sì. Denotata, però devo dire anche Giuseppina, ecco, appunto, non è facile entrare in gara all'ultimo attrezzo, per prima la trave, per cui brava Giusi, senz'altro ha fatto il suo dovere. La ginnasta russa, vediamo che ha concluso la sua